Sono felice di dirvi che questo settembre finirà in bellezza perché domani ho un treno con una mia amica. Tra l'altro, la cosa che davvero mi emoziona è che rivedrò dopo non so quanto le mie compagne di università. E sono contentissima, veramente non vedo l'ora di passare del tempo esclusivamente con loro. Ma la cosa ancora più bella è che andremo a Roma. Non andavo a Roma da 10 anni e quest'anno ci vado già per la seconda volta. Sono veramente grata di ciò. Ne abbiamo approfittato perché una di loro ha un congresso e siccome non trovavamo un weekend abbiamo detto sfruttiamo questa cosa e ci facciamo un weekendino a Roma. Voglio veramente godermela, sperando che ci sia un caldino perché qui a Milano fa un freddo cane. E anche perché io odio fare la valigia e vorrei portarmi meno cose possibile. Infatti tenderei a portarmi giusto le cose che ho messo sul letto perché in fondo posso usare sempre gli stessi pantaloni, al massimo appunto avere una felpa, qualcosa di un po' più pesante per la sera. E detto questo, adesso provo a farci entrare tutto nello zaino, preparo tutto così domani che è venerdì, torno un po' prima dal tronco comune, da Pavia, ho già le cose pronte e corro in stazione a prendere il treno. E non vedo l'ora di portarvi con me anche in questo weekend che sarà sicuramente all'insegna delle cose buone, ma con delle eccezioni, visto che le mie amiche sono un po' più simili a me come gusti, quindi non vedo l'ora di portarvi con me. Appena tornata a casa, adesso pranzo e poi preparo tutto per partire. Proviamo a prendere la metro. La mela precina per la Eva che sta morendo di fame e io vi faccio vedere la casetta. Qui c'è il bagno, carino. E qui, prima che sia tutto in disordine, abbiamo una colazione che non penso faremo, ma mai dire mai. Caffè. Della disperazione. Esatto, quando finiremo le mele ci toccherà. Qua abbiamo frigo, qua abbiamo letto grande, dobbiamo fare un decidere come dormire, e letto piccolo. Siamo per la prima notte qui e domani ci sposteremo, quindi siamo vicinissimi al Vaticano che magari poi andiamo a vedere di notte, che è romantico. E ci ha consigliato questo posto per mangiare, ci stavamo studiando il menù e mi sa che andremo lì perché qui sotto abbiamo fame, stiamo aspettando solo la nostra amica. Ebbene sì, siamo in maglietta. Eva era molto fiera di questa cosa, quindi dobbiamo dirla, in realtà la giacca però si sta bene in maglietta, e ci stiamo dirigendo al posto per mangiare. A quanto pare non prende prenotazioni e ci ha già detto che c'è la fila, quindi iniziamo a metterci in fila. Quando senza volerlo. Ma forse ti ho visto anche una volta nelle scale della Giorgia. Ecco. Le scale di tutti senza saperlo, capito? Bene, stiamo lasciando la nostra dimora e direzione non si sa. Le nostre vicine dormono ancora. Le nostre vicine dormono? Poi sento voci. Cioè no, sono sveglia. Ci metto il mio lentificio qua. Vai. Così non è pezzo. Ciao carina, durata per poco ma ci è piaciuta. Video. Che bella faccia sveglia, mamma mia.
e fa ufficialmente un caldo atomico. E noi abbiamo i pantaloni lunghi, ma ci vorrebbe un vestito. Siamo arrivati al nuovo appartamento dove abbiamo suonato 6 volte come indicato dal tipo. Ora devo riguardare le istruzioni, però mannaggia. Sì? No, guarda io le istruzioni. Brava Monica. Era tipo, mi ricordo un qualcosa con... E questo è il self check-in. È fatto così? Ecco! Wow! Madonna, è gigante, che ma cacchio è? Ma questa è proprio casa nostra. Sì. Vediamo. Vabbè, è tipo 3 volte quella. Siamo arrivati nella casa della seconda notte, sì, perché abbiamo dovuto cambiare casa, perché da stanotte siamo 4. Anche se in origine dovevamo essere addirittura 5, ma purtroppo una di noi non è potuta venire, quindi siamo in questa reggia dove stiamo lasciando i bagagli. In realtà è ancora tutta sporca perché c'erano altre persone, probabilmente devono ancora fare le pulizie, ma abbiamo avuto la possibilità di lasciare bagagli, così siamo leggere. E adesso usciremo, andremo a recuperare la nostra amica che ha il congresso e che finiva all'ora di pranzo. E andiamo a mangiare da qualche parte, anche se le idee un po' ce le abbiamo già chiare, nel senso che è da ieri che abbiamo questo desiderio. Non è una cosa prettamente romana, ma ci va. Stiamo seriamente comprando dei pomodori da mangiare, perché abbiamo fame. Alla fine comunque senza volerlo noi propendiamo sempre per la scelta più sana. Io l'ho detto che andavo in vacanza con le amiche sane. Quindi questi pomodorini promossi e bocciati. Bocciati. Ma il tuo ce l'ho anch'io, però è nero. Non si capisce niente, infatti, però è buono, dai. Mangia Eva, puoi mangiare. Praticamente è successo che è iniziato a diluviare, quindi siamo venuti in questo supermercato a caso ed è fantastico, cioè... Ci sono cose stranissime, tipo super difficili da trovare normalmente, quindi in realtà vorrei fare la spesa, ma non ho. E quello che ci stiamo limitando a fare è prendere della frutta e magari dello yogurt per domani mattina. Avete scelto? Le prugne avete preso? Direzione giardino degli aranci.
Tra l'altro secondo me ce lo vediamo anche il tramonto. Un momento acquisto cose per aperitivo. What kind of shooting stars on the side of my bed? And now your lips tattooed on the side of my neck. Another glass won't kill you, right? Gladly she replies. You got me running circles inside of my head. Now we're doing everything that I wish you had said. Another glass won't kill you, right? Gladly she replies. Like a questa va We're kind of shooting stars on the side of my bed. And now your lips tattooed on the side of my neck. Another glass won't kill you, right? Gladly she replies. You got me running circles inside of my head. Now we're doing everything that I wish you had said. Another glass won't kill you, right? Gladly she replies. Like e quante ore dopo? 9 ore dopo torniamo nella nostra dimora che finalmente è pronta ad accoglierci. Con questi letti, qua 3 e di là 1. Può stare il materasso qui anche. E dove lo metti? A terra. Voi io lo metto per terra sì. La pizza rossa. Buon appetito! Ok, denti. Ma secondo voi sarebbe quello fresco? Buongiorno. Ciao! Ah, che Madonna, la mia faccia in primo piano. Time keeps moving, I keep getting older. Where did my life go? I gave it up. Oggi taxi perché siamo delle riccone, no, non è vero. Taxi per andare in stazione a lasciare i bagagli. Abbiamo visto che la soluzione migliore è anche, cioè, che non costa tanto dividendo. Quindi si può fare. Ecco, c'è Alberto, l'abbiamo trovato, il nostro tassista. Alberto, ferma! Rischiavamo di perderci il nostro taxi. Here and now I'm waiting for a sign to tell me something I already know. Bagagli lasciati e ora Colosseo. Here and now my mind is saying what I want, something I already know. It's obvious. Haven't been happy in a while. I try my best to hide it with a smile. So you can't see it on my face. Io prendo una cherry bomb, due menù. Ci fai due. When I finally think I've said goodbye to the emptiness I feel inside, I come back to the same place. Here and now I'm waiting for a sign to tell me something I already know. It's obvious. Here and now my mind is saying something I already know. It's obvious, it's con questa faccia da cadavere, morte, distrutte, nonostante oggi abbiamo fatto la metà dei passi di ieri, abbiamo accompagnato in stazione una di noi che aveva il treno prima e noi ora stiamo andando a prendere della focaccia o pizza romana perché abbiamo proprio voglia di quella. Abbiamo visto un panificio ancora aperto anche se è domenica, la prendiamo
E in teoria l'idea è quella di tenerla per la cena in treno, ma probabilmente la mangeremo prima, perché adesso sono tipo le 6 e il nostro treno è alle 7.40. Abbiamo trovato delle carotine alla Coop, abbiamo tipo della frutta, quindi insomma, morir di fame non moriremo. E ora come minimo sarà chiuso il panificio, no, è aperto. E niente, quindi questa vacanza romana si conclude così, con una bella pizza romana, con un viaggio ancora bello lungo in cui comunque possiamo stare insieme e raccontarci cose, e sono tanto contenta. Grazie Eva. Cin. Mentre le mie amiche laggiù pagano la focaccia pizza per la cena, c'è la Giulia che è venuta e abbiamo preso una Coca-Cola e adesso ci accompagna al treno e tanto adesso torna a Milano da me e si imbarazza ma fare nei miei video. Poi a me ognuno è un pezzo con la crosta. Sì, esatto, è però un pezzo senza, quindi